Con Michele Sinisi, regista dello spettacolo La Grande Abbuffata, a Roma, al Teatro Basilica, dal 2 al 6 marzo 2022. Ben trovato, Michele. Ciao Federico, saluti a tutti. Ciao ciao. Raccontaci un po' di questo progetto. Guarda Fede, l'intuizione in qualche modo è stata, appunto prima della pandemia, di Francesca Selta, del drammaturgo e dello scenografo Bianca Lani, a cui poi subito aderì, uso il passato remoto per quanto sia strano, no? Aderì Rossella Lepore, la direttrice artistica, poi trovarono anche la complicità produttiva del Metastasio, poi incontrai strada facendo nella concretina, nella costruzione di questo progetto, oltre agli attori con cui condivido tutti i progetti di allestimento, anche Nini Bruschetta. Ora Nini non è solo un attore noto a molti italiani per via delle sue anche partecipazioni a serie e film di successo, ma Nini è stato un importante regista dell'avanguardia teatrale degli anni 80, anni 90, e con lui, alla fine degli anni 90, ho iniziato il mio percorso d'attore. Lui fu uno dei primi registi a scritturarmi, quindi ad avviare un po' la mia carriera teatrale, sì. E quindi mi trovo a dirigere il direttore in questo spettacolo, capito? Cioè, cosa molto assurda. Allora, di cosa si parla per chi non conoscesse La Grande Abbuffata? Provo a ridurre all'osso il plot del film di Ferreri. Nel film di Ferreri si parla di quattro amici che decidono di trascorrere le ultime giornate della loro vita in una villa di uno dei quattro. Gli interpreti erano appunto Philippe Noiret, Michel Piccoli, Ugo Tognazzi e Marcello Mastroianni, e decidono di abbuffarsi fino a morire, diciamo così. Quello che rappresenta quel film è uno spaccato, uno specchio di quello che era la società italiana i 2 decenni immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quindi il boom economico, tutti i suoi risvolti, quindi a questo nichilismo estremo che porta loro a decidere di farla finita, tutti un po' delusi, disincantati dalla vita, delle loro vite, nello specifico. Poi c'è l'entrata in questa villa, a un certo punto, di questa maestra che porta i bambini in gita per poter vedere questo albero famosissimo, il Tiglio di Balò, e lei in qualche modo fa da ufficiante, come se portasse i quattro amici alla morte, e lei si rende subito conto di quello che dovrebbero fare, qual è il loro progetto. A lei si uniscono poi queste tre prostitute che entrano per desiderio nel film di Marcello Mastroianni e conducono poi questa vicenda fino alla fine, fino alla morte di tutti quanti. Come hai pensato la trasposizione? Il gioco è stato totalmente costruito in una scrittura scenica, in un work in progress durante le prove, tant'è che il copione è venuto appunto alla fine, no? Come ben sai tu, nel work in progress alla fine di questo percorso. Chiaramente la declinazione è stata in tre media abbuffata giocata su una bulimia audiovisiva, che è in qualche modo l'opportunità, in qualche modo la schiavitù che abbiamo scoperto attraverso la pandemia. Però la presenza di Nini, in qualche modo, essendo stato uno dei miei primi registi con cui abbia lavorato, è stata un'occasione per riflettere sul senso del rito. Perché Nini interpreta il ruolo che fu allora del film di Michel Piccoli e che a sua volta interpreta il ruolo di un dirigente del mondo dello spettacolo, della TV nello specifico. E quindi Nini non ha fatto altro che creare questa spina dorsale nella discussione del rapporto col rito, sul senso del rito, sulla funzione del rito, ancora di più dopo questi 2 anni di pandemia. E quel che accade effettivamente è confrontarsi attraverso le parole di Nini in quello che è l'evoluzione del nostro senso di comunità, dello stare assieme, alla necessità che questo rito ha ancora la funzione, ammesso che esista ancora la voglia e il desiderio, l'istinto di riconoscersi nel rito teatrale. E Nini conduce questo percorso dal punto di vista verbale e concettuale, mentre intorno a lui poi accadono le traiettorie degli altri interpreti, attori e attrici, per portare, come dicevo, alla fine tutti quanti alla morte, condotti e officiati da Adele Tiran, che è l'attrice, l'interprete, l'attrice cantante, la performer che interpreta il ruolo che fu allora di André Ferréol. Una delle caratteristiche del film di Marco Ferreri è la sua costante attualità. Sì, io ho scoperto Marco Ferreri grazie appunto agli studi universitari, dove tra l'altro ci siamo conosciuti, grazie al professor Orio Caldiron. Non era uno di quei registi che avevo visto prima ancora di intraprendere gli studi universitari del DAMS di Roma, no? Di musica e spettacolo alla Sapienza. Quando vidi quel film di Ferreri, restai molto colpito. Mi colpì anche in modo molto istintivo il fatto che il film fosse stato costruito quasi documentando l'esperienza stessa che loro artisticamente avevano condotto all'interno di quella villa, nell'ipotesi di fare quel film. La sceneggiatura era molto semplice, ora permettimi la parola, molto semplice. Lo dico in termini non diminutivi, nel senso proprio anche difficili, cioè sappiamo benissimo quanto la semplicità sia una delle scommesse più alte del mondo dell'arte e della comunicazione, del linguaggio. E praticamente lui cosa fece? Lui riprese la loro esperienza di abbuffata,
gastronomica e sessuale all'interno di questa villa e quattro interpreti per poi montare il tutto quasi come se fosse un documentario di quei segni riportati sulla sceneggiatura. E a scelta in questo, così come le scene di Federico Biancalani, sono stati i riscrittori, no? Effettivamente, di questo tentativo nostro di riprendere quella scommessa ferreriana. Tu cosa avevi apprezzato del film? Avevo apprezzato molto il fatto che gradualmente finissi proprio per emozionarmi di fronte alla matericità dell'esperienza, cioè nel senso quel che accade al di là del segno del racconto di quello che viene denunciato come obiettivo dei quattro, è ricondurre lo spettatore ad un'esperienza di carattere fisiologico, cioè il corpo con le sue conseguenze, con le sue implicazioni emotive, no? E in teatro è una cosa che mi tocca sempre, quasi sempre una scommessa, cerchiamo sempre con Biancalani, con Asselta, così come con Valandro, l'aiuto regista, di ricondurre il tutto, la narrazione del teatro, il rito, è qualcosa di materico, di segnico, no? Che significa prescindere dalla sua volontà di raccontare qualcosa. La materia non la tocchi, nella sua morbidezza, nella sua durezza, e racconta a prescindere dalla volontà di determinare un significato concettuale dopo. Per saperne di più i dettagli del Teatro Basilica quando andrai in scena, ci lasci dei riferimenti web se c'è un sito internet o pagine social? La pagina social del Teatro Fontana, così come di Elsinore e del Metastasio, ma più che altro per essere aggiornati su tutto, meglio seguire la pagina Teatro Basilica. Lo spettacolo La Grande Abbuffata a Roma al Teatro Basilica dal 2 al 6 marzo 2022. Saluto e un ringraziamento al regista Michele Sinisi. Ci vediamo a teatro! Grazie a te, ci vediamo a teatro, vi aspetto. Ciao ciao, ciao Fede.